Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale e oggi siamo qui con un episodio un po' speciale ragazzi. Infatti, dopo quasi un anno di attività sul nostro canale, abbiamo deciso di mostrarvi tutta la nostra collezione di giochi Pokémon e giochi di Zelda. Poi avremo tutto il resto, però insomma ci metteremo un'intera giornata a mostrarvi tutto. Questi giochi qua sono i giochi in cui siamo più legati. Ci teniamo a precisare inoltre che la maggior parte della collezione di giochi Pokémon, ahimè, è quasi tutta sua. Invece per i giochi di Zelda posso ritenermi fortunato, esatto, perché quasi tutta la collezione è mia. Andiamo subito a presentarli perché ne abbiamo veramente tanti e quindi non perdiamo altro tempo e via con la sigla. Partiamo subito con la saga di Zelda e partiamo subito col primo nostro gioco che abbiamo giocato appunto di questa gloriosa saga, che è Skyward Sword per Wii, che è stato il primo gioco e quindi ci ha, diciamo, ci ha introdotti per la prima volta appunto nella saga di Zelda. Lo so che è abbastanza recente, però ahimè avevamo 10-11 anni a quel tempo e l'abbiamo casualmente trovato, cioè ci è subito interessato, quindi l'abbiamo preso e insomma ci ha portato alla grande passione che abbiamo per Zelda. Dopodiché ragazzi vi presento un gioco che ho recuperato poco tempo fa, è abbastanza datato purtroppo, non so la scatola, però molti di voi lo conosceranno, è Minish Cap, ve lo faccio vedere, eccolo qua, per Game Boy Advance. È un gioco molto carino, l'ho iniziato, sono quasi a metà e veramente mi sta prendendo veramente molto, ve lo consiglio. Un altro gioco che è sicuramente il gioco più bello di tutti e immancabile dei capitoli di Zelda per noi fan è Ocarina of Time, il remake per 3DS. Non abbiamo potuto giocare a quello per Nintendo 64 nonostante ci piacerebbe veramente molto, esatto. Però è un must avere questo Zelda. E ovviamente ragazzi non può mancare il seguito glorioso di Ocarina of Time, stiamo parlando del misterioso Majora's Mask. Questo capitolo è sempre il remake per 3DS, nonostante provvederemo a recuperare anche l'originale con N64 annesso, si spera. E niente, anche questo qua è un gioco molto molto bello, sono riuscito addirittura a platinarlo, ad avere tutti i frammenti di cuore, tutte le maschere, consigliatissimo a tutti i fan della saga. Un altro capitolo che ci è veramente piaciuto molto è stato A Link Between Worlds. La sua peculiarità è quella appunto di entrare e di uscire a proprio piacimento dalle pareti. Tra l'altro è uno, penso, il capitolo più recente che non sia un remake per 3DS, appunto seguito diretto di A Link to the Past. E andiamo avanti con un altro remake, questa volta per Wii U, stiamo parlando del Wind Waker. Wind Waker originario del GameCube appunto e devo dirlo ragazzi, fino ad ora è il mio Zelda preferito. Perché l'ambientazione è spettacolare, anche lo stile grafico mi è piaciuto davvero molto. E quindi per chi non l'ha mai giocato su GameCube, veramente consigliatissimo. Come saga principale abbiamo completato i giochi, abbiamo però recuperato questo spin-off che è Iron Warrior. Nulla di comunque speciale, però molto divertente giocarlo, soprattutto nella campagna leggenda. E ragazzi, con i giochi purtroppo abbiamo finito. Non sono tantissimi perché ahimè non siamo così vecchi purtroppo, però la grande passione di Zelda continua non solo nei videogiochi ma anche nelle opere, diciamo, artistiche letterarie. Infatti ho provveduto a recuperare, scusate che pesa un po', l'intera saga di Zelda sotto forma di manga. Questi manga ragazzi sono veramente fatti bene, molto curati, io li ho letti tutti, ve li faccio vedere: Ocarina of Time, Majora's Mask, dopo abbiamo il Four Sword, Phantom Hourglass. Non sono tutti perché ovviamente sarebbero molti di più, però veramente molto consigliata a tutti gli amanti del videogioco. Ho anche recuperato una visual novel abbastanza recente, diciamo, anche se in realtà è una riedizione di una visual novel ancora più vecchia, è quella di A Link to the Past, molto carina, e ovviamente la trama è quella del celebre videogioco. E infine ragazzi abbiamo il pezzo forte della nostra collezione di Zelda, quello di cui vado più fiero, l'Hyrule Historia, il famoso artbook che racchiude un po' tutti i videogiochi della saga, almeno fino al 2011, rilasciato in occasione del 25esimo anniversario della saga. Ecco, questo è il mio gioiellino che custodisco con tanta cura, bellissimo veramente. La nostra collezione speciale continua con i capitoli di Pokémon, i quali io sono veramente legato perché ho cercato di collezionare e sto cercando di finire di collezionare tutti quanti i capitoli finora presenti. Partiamo subito con i capitoli per il Game Boy, quindi il Game Boy ho comprato anche dall'altro, ecco qua, il Game Boy di prima edizione, lo scatolone grigio, esatto, e quindi ho recuperato i giochi di Blue.
Poi abbiamo, ragazzi, Pokémon rosso. E infine abbiamo Pokémon giallo in giapponese. Non sono riuscito a trovare il box, sfortunatamente, però è già tanto poterli trovare, esatto, in queste condizioni. Ovviamente proseguiamo con la seconda generazione Pokémon, dove ho recuperato un Game Boy Color, addirittura Special Edition di Pikachu e Pichu. Bellissimo, veramente, cioè guardate che roba. Tra l'altro questa console ha ormai 18 anni, quindi è parecchio datata. È diventata maggiorenne, quindi può andarsi a ubriacare il sabato sera. E come giochi ho recuperato tutti i giochi di seconda generazione solamente con la cartuccia, ovvero con oro. Poi abbiamo l'argento, purtroppo in giapponese però. E cristallo, ovvero quindi per completare la trilogia. Passiamo poi, ragazzi, alla terza generazione, quella del famoso Game Boy Advance. Ovviamente stiamo parlando dei capitoli ambientati nella regione di Hoenn, ovvero il Pokémon Zaffiro. Potete vedere, ce l'abbiamo anche boxato addirittura. Questo qua è bello. È il gioco più prezioso, diciamo, che ci ho boxato. Poi il Rubino non sono riuscito a recuperarlo, però la mia serie di retro gaming l'ho iniziata recuperando Smeraldo in appunto in schedina. E infine poi passiamo sempre alla terza generazione, però è remake della prima, ovvero il Rosso Fuoco. Proseguiamo, ragazzi, con la quarta generazione, che è la nostra generazione, la generazione a cui siamo più cari, perché è la generazione con cui abbiamo iniziato a giocare a Pokémon, dove tutto è iniziato. Praticamente sì. Tutto è iniziato con questo gioco qua, Pokémon Perla, Pokémon Diamante. Infine ho completato la quarta generazione comprando il remake di Pokémon Argento Soul Silver. Ho comprato appunto lo scatolone grande, come all'interno trovo anche Pokewalker, incluso l'accessorio Pokewalker che serviva appunto per far camminare con sé i propri Pokémon preferiti, andandoci a passeggiare, diciamo, un Pokémon pre-Pokémon. Esatto. Ragazzi, adesso siamo arrivati alla quinta generazione con i giochi da molti criticati, però a noi sono piaciuti veramente molto. Infatti ci abbiamo speso, penso, più di 300-400 ore, sì, non so quante. Esatto. Ai tempi io ho preso Pokémon Bianco. Io ho preso Pokémon Nero. Questi giochi li consiglio a tutti, se non ci avete mai giocato, veramente non sono da sottovalutare. E proseguiamo sempre con la quinta generazione, perché oltre ai titoli Bianco e Nero, abbiamo recuperato anche uno dei due sequel, ovvero Pokémon Nero 2. E questa volta con Kyurem Nero in copertina, quindi andando ad alternarsi rispetto al prequel, molto carino perché porta a coronamento l'esperienza incominciata a Unima con Pokémon Bianco e Pokémon Nero. Esattamente. Andiamo avanti con la sesta generazione, che abbiamo completato comprando tutti i giochi, ovvero partendo da Pokémon X, Pokémon Y e arrivando a Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Sono veramente la generazione che ci ha introdotti al competitivo, e quindi dove sono iniziate le ore non più per il semplice divertimento, esatto, ma per il combattere, per il breeding, per provare le nuove strategie del competitivo, insomma. I giochi Pokémon non sono finiti qui, perché oltre ai capitoli principali abbiamo vari spin-off, un Pokémon Squadra Blu. Esatto, dopo abbiamo continuato con la serie Mystery Dungeon, perché ci è piaciuta particolarmente, infatti abbiamo preso anche Esploratori del Tempo. E infine abbiamo recuperato Esploratori del Cielo. Purtroppo gli ultimi titoli per 3DS, tra cui Portali sull'Infinito e i Super Mystery Dungeon, che ho sentito tra l'altro essere un ottimo gioco, non abbiamo ancora avuto opportunità di recuperarlo, ma appena troveremo un prezzo abbastanza basso sicuramente lo compreremo. Adesso, ragazzi, passiamo un po' con gli spin-off per console fissa, a partire dalla console Nintendo Wii. Uno spin-off, ahimè, molto criticato, esatto, Pokémon Battle Revolution. L'ho presi probabilmente solo per Dialga, Palkia e i tre starter qua in copertina. Esatto, perché sapevo tanto da gioco figo, però. Esatto, e lo era ai tempi, perché vedere i Pokémon in una grafica straordinaria nella Wii combattere mentre tu su DS vedevi appena delle figure statiche era veramente eccezionale. Però, ahimè, non è niente di più che un semplice, diciamo, simulatore di battaglie, quindi non è poi così consigliato questo gioco. In seguito abbiamo recuperato Pokémon Qui. E infine l'ultimo spin-off della saga di Pokémon, uscito recentemente, veramente da pochi mesi. Stiamo parlando di Pokémon Tournament per Nintendo Wii U. Tra l'altro abbiamo già portato un gameplay sul canale. Gioco carino, anche qua non eccezionale, perché pecca sotto vari punti di vista. La nostra collezione si estende anche su vari pupazzi. Ne abbiamo recuperati tre, perché sono Pokémon che ci piacciono veramente abbastanza. Tra l'altro vengono dai Pokémon Center giapponesi, quindi sono originali.
E niente, sono i nostri portafortuna durante i vari tornei e competizioni Pokémon che ogni tanto facciamo. E abbiamo un Dragonite, un Victini e un Charizard, un Mega Charizard X, molto molto carino. Ragazzi, volevo mostrarvi anche le console che ci permettono di giocare a Pokémon, soprattutto di questi tempi. Stiamo parlando dei nostri Nintendo 3DS. E Nintendo 3DS, che comunque... quello un po' più datato, esatto. Però io ho ricomprato il New, molto, molto bello, soprattutto con le cover intercambiabili, guardate qua. Infine ragazzi, un acquisto davvero molto molto recente, eccolo qua, ve lo faccio vedere, sono i manga della prima serie di Pokémon. Pokémon La Grande Avventura è il titolo. C'è stata, diciamo, una edizione italiana nell'ultimo mese. Sono tre manga molto corposi che consiglio a tutti di leggere, perché la storia è veramente molto carina. Ragazzi, il video si può concludere qua. Vi ricordo di lasciare un like, di commentare per farci sapere cosa ne pensate di questa nostra collezione. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutto quello che faremo. E niente, magari faremo qualche gameplay in futuro. Non mi pare di dimenticare nulla di importante. No, dai. Perché li abbiamo presentati tutti. Esatto, benissimo, direi che siamo a posto. Sì, dai, benissimo. No, ma ho idea che mi manca qualcosa. No, per me no, siamo a posto, dai, possiamo chiudere. Ma sì, dai, possiamo chiudere. Niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Al prossimo video. Ciao! Ciao. Like good pussy and I like good tree. Smoke so much weed you wouldn't believe. And I get more ass than I